Detersivo, gnocca di bambù, tette, Marco Togni e anche Andrea Secco. Buongiorno a tutti, inizia così la mia giornata andando in palestra. Siete pronti? Oggi sarà una giornata con tanti meeting, tante cose da fare, tante persone da vedere. Quindi restate con me tutto il giorno e ci divertiremo. Adesso si entra in palestra con la mia card speciale, quindi in un secondo. Pam. Eccoci qua, ci vediamo dopo, ciao. Oh mio Dio, che faticaccia. Vabbè, adesso mi preparo, mi devo andare a cambiare, fare una doccia subito che devo andare a fare questo meeting, che incontro questo capo di questa catena di videogiochi che non posso spoilerarvi, quindi pronti, si parte. Vabbè, facciamo anche un po' di spesa, prendiamo un po' di pollo, eccolo qui. Poi cosa si potrebbe prendere? Una focaccia o le focaccine? Latte, pollo e un po' di porco. Comunque nei combini le borse sono gratis, mentre nella maggior parte dei supermercati costano 5 yen, così ve lo ricordate. Beh, non so per quale motivo, ma queste ragazzine hanno delle conchiglie in testa. Comunque, eccoci qua nel videolog di oggi. Sono appena arrivato, sono a una stazione da Akihabara, sono da Sakasabashi e sono qui per fare un meeting con il capo di una casa di videogiochi che poi vi andrò a raccontare. Tra l'altro sono in anticipo di ben 7 minuti. Vabbè, aspetto il mio manager qui. Ho cambiato agenzia, non sono più con Breaker, adesso sono con questa agenzia nuova. Vi presenterò il mio manager nuovo, che si sta sbattendo tantissimo per trovarmi un sacco di lavori e è veramente bravo, quindi se lo trovo, non è lui in ritardo, è io che sono stranamente in anticipo. E mi raccomando, non confondete questa stazione con quella di Asakusa, perché è tutt'altra parte. Questo è un negozio tutto dedicato ai bottoni, sembrano quelli di qualche videogioco, no? Tipo questa non sembra la Sailor cattive lì, quelle là che erano così, non so che sailor erano. Vi metto una foto qui, guardate che bello, che sai, si dice in bocca al lupo, qua si dice in culo alla mucca. No, non lo so, però c'è una mucca così. Intanto è arrivato Kohei che saluta. Guardate che bella la maglia di Kohei con tutti i pesci, riconosco almeno uno, Nemo. Stiamo aspettando anche l'altra manager, che però non è in anticipo come me, vedete, io che sono più giapponese di tutti e tre. Vabbè, siamo arrivati, si va su, non posso farvi vedere altro, ma vi dirò come andrà più tardi. Poi vi faccio vedere anche una gnocca di bambù, quindi state pronti. Ciao a tutte. Ciao. Ciao. Ed ecco gnocca di bambù numero 2. Ciao. 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 Abbiamo finito il meeting e adesso mi sposto a Shibuya, dove vedo un mio altro amico. Quindi il meeting è andato benissimo, ci saranno un sacco di sorprese, non vedo l'ora di poterle condividere, ma... Ti ammazzo. Che sembra Hamamatsu Cho, che è una stazione giapponese, ma invece vuole dire ti ammazzo in italiano. Imi wa karu? Che vuol dire... Vabbè, quindi ci si sposta verso Shibuya e vabbè, a dopo. Beh, oggi siccome non avevo molto tempo, mangerò al combini, quindi mi sono fatto dare questo bento caldo del valore tipo 3 euro, eccolo qua, con il mentaico, guardate, e poi questo caffè ice coffee, e in più c'è anche questa zuppa che adesso vado a mettere l'acqua calda. Vabbè, non è il massimo, però in pochi minuti e con 5 euro si riesce a mangiare anche a Tokyo. Pensate che ho anche preso questo pezzo di salmone, 17 proteine, quindi boh, lo assaggeremo, anche se l'aspetto non è che si pronunci chissà che buono, ma magari chissà mi sorprenderà. Sì, diciamo che non è il miglior salmone che ho mai mangiato, però vabbè. Comunque vedete questi che sembrano spaghetti, sono i karusame, praticamente hanno pochissime calorie. Oddio, si è appannato ovviamente col caldo. Buon appetito a tutti e ci vediamo con i prossimi meeting. Ed eccomi qua a Shibuya nel casino, più casino. Oh, c'è la pubblicità di Slam Dunk che attira un sacco di giovani, che figata, cosa succede? Vabbè, ecco qua che andiamo a vedere il cane e sto per incontrare un mio amico, se lo troviamo. Cane di Hachiko oggi c'ha la fascia di... che fascia è? Guardate che bel look. Io l'arte moderna non la capisco, però boh, scrivetemi nei commenti voi. Ma che scemo, è per appoggiarsi. Vabbè, per tutti gli Hachikoki, come vi ho detto, è una delle categorie dello hentai, quindi andatevi a vedere il video. Avete mai sentito parlare di hentai? No?
Nessuno? Oh, fate i finti tonti. Vabbè, ve ne parliamo noi. Che cos'è quell'anime? Oh, guarda. Qua di solito danno in onda i miei video, ma sfortunatamente in questo momento no. Beh, la sfiga, eh. Sapete che qua io ho fatto uno shooting una sera così in allegria. Vabbè, comunque è uscito il nuovo Slam Dunk, credo, presumo. A voi piace? A me piaceva un sacco la canzone. Se volete che faccio la cover, ditemi. Eccoci qua, una parola che piace a tutti i giapponesi. Non so perché. Eccoci qua. Non so, dicono, oh, che kawaii sta parola. Proprio fa scintille in Giappone. Quindi se volete conquistare gnocca o gnocco di bambù, vi consiglio la parola eccoci qua. Comunque ci stiamo bevendo questo caffè americano con il signore dalle uova cent'anni e siamo davanti a Dior. Ah, vi ricordate che qua in realtà c'era stato con Gold Erika? Non vi siete visti il video di Seba Yuri on Ice? Andatevelo a vedere. Seba e Erika che vanno a pattinare. Quello che potete vedere non invitatelo a casa. Trailer. Volete andare a pattinare, potete farlo qui. E vabbè, quindi ci vediamo dopo, che dopo devo incontrarmi con Andrea Secco. Se volete fare camping a Chiatto Street potete venire qui. Comunque questa è una delle mie strade preferite, è Chiatto Street, dove potete comprare vestiti. Qua potete comprare tutto vestiti usati, che però costano una cifra pazzesca. Cioè, devo dire che costa quasi di meno nuovi. Infatti tutti dicono, ah, conveniente, ma conveniente un cazzo. Se proprio volete andarci andate in quello di Kichijoji, che costa vagamente di meno, anche se c'è molta meno scelta. Perché io vi dico le cose vere, scusate. Guardate che bello. Loro sono le cavie che praticamente viene messo in questi occhiali il mio video musicale di Fire, trailer. Comunque guardate che bella stradicciuola per fare un po' di shopping. Dobbiamo fare big money e tante view, quindi tette. Siamo tornati dal nostro fidato cane Hachiko e abbiamo scoperto che ha vinto la fascia di Miss Sorriso, perché c'è scritto proprio bocca denti, salute settimanale della bocca dei denti, quindi la fascia di Miss Sorriso. Marco Togni segue i trend come il mio manager Kohei, anche lui c'ha la maglia degli animali. Vedete, c'ha tutto lo zoo. Che animale assomiglio? Al bisonte. Ecco, una giraffa. E anche Andrea Secco. Questa con la maglia trendy dei pochi. 12 euro da Uniqlo. Davvero? Sì, sì. Beh, se ce l'ha detto Marco Secco. Marco e Andrea Secco. Marco Secco. Siete una ship, è una ship. Siamo Marco Secco. A livello finale. Facciamo un campai, dai. Fate finta che è il primo. Campai! 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 Vabbè, che c'entra? Perché voi l'avete chiesto senza campai, ghiaccio. Campai! Ma non è campare. Mi è campari soda. È tipo, sembra un crodino. L'hanno fatto male. Vero? Fa schifo. Vabbè, salutiamo Marco, che adesso mi odia un po' di più. Ciao! 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 Bye bye. Siamo in questa viuzza che mi piace un sacco di Shibuya, quindi veramente veniteci. Qua tra l'altro sono anche andato a incontrare il principe dell'ex Jugoslavia, quindi posto bellissimo. Oh mio Dio, si è già fatta sera qua a Shibuya, adesso si va a mangiare il Tantanmen con anche una special guest. È arrivata ora di cena e andiamo a mangiare in questo ristorante che adoro, che fa il Tantanmen e il Mabo Tofu, che sono delle ricette di Sichuan e sono veramente buonissime. Andiamo. Oggi il mio amico è vestito con la maglia del negozio che mi piace e adesso andiamo a mangiarci la cucina super piripiri, che vorrebbe dire piccantissima, quella che pizzica pizzica. C'ho una fame pazzesca. È arrivato il cibo, guardate che buono. Io devo dire che ho una passione, ma proprio una passione sfegatata per il Sichuan Mabo Tofu. Lo adoro e lo mangerei di continuo. E è questo, è veramente buonissimo. Infatti penso che gliene fregherò un po' al mio amico. Ma a me piace proprio il Sancho, che è questa cosa piccante che si mangia. E c'è un profumo, io adoro. Non potete capire. Tra l'altro mi hanno detto che crea sui passione come una droga questo Sancho. Che arriva il mio che c'ha fame. Oh, eccolo qui. Direi che è ora di mangiare, quindi io mi gusto questo Tantanmen. Buon appetito. Sembra il tipo di che no che foto. Ho deciso di mangiarmi anche una mooncake, che sono queste torte luna che si mangiano praticamente durante il festival di autunno. Io ne mangiavo un sacco quando ero in Cina durante il festival d'autunno. Sono buonissime e questa è a forma di panda, quindi non vedo l'ora di assaggiarla. Mi sembra il dessert perfetto per questa giornata, che devo dire è stata lunga, faticosa, un sacco di meeting, ma mi sono divertito veramente tanto.
tantissimo. Ma guardate quanto è carina, assaggiamola. Davvero buonissima. E già che ci sono, andiamo a comprare un po' di detersivo, perché è importante fare la lavatrice. Vabbè, prima di tornare a casa faccio un salto al Book Off. Vabbè, e siccome è ormai una settimana che ho giocato a tutti Resident Evil, mi prendo anche il Revelation 2, così ho finito tutta la collezione. Finisce così questo video, spero che vi sia piaciuto, noi ci vediamo al prossimo. Ciao a tutti da Giappone, bye bye. Vi ricordiamo che potete trovare la musica di Sebastiano Serafini nei maggiori digital store.